collaborato attivamente. Un'area numericamente piccola, con poche persone, ma un'area caratterizzata da molto desiderio di lavorare e di ben operare per il pubblico. Oltre che essere lettore, sono un professore di diritto del lavoro, quindi i temi del collocamento e della intermediazione fra offerta e domanda di lavoro mi hanno sempre particolarmente caratterizzato. E tra l'altro uno dei miei temi di ricerca è esattamente sempre stato quello del reclutamento e del collocamento PINA, servizi per l'impiego pubblico. Nel nostro paese funzionano gli intermediari privati, pubblici non funzionano in modo, diciamo, particolarmente rimarchevole. Per cui molto spesso intervengono evidentemente altri soggetti. Secondo statistiche, il maggior numero percentuale di assunzioni è attraverso la famiglia, che è un istituto fondamentale, un ruolo essenziale nella società civile, ma non dovrebbe essere questo il ruolo svolto dalle famiglie evidentemente. Allora ho pensato e abbiamo pensato che in questo territorio, che è caratterizzato da un forte squilibrio fra domanda e offerta di lavoro, la nostra prima missione è ovviamente quella di favorire l'impiego, l'incrocio anche fra domanda e offerta di lavoro, quella che normalmente viene chiamata la terza missione, che in realtà non è tanto la terza missione, perché la prima missione dovrebbe essere ricerca e didattica, ma a mio avviso è la prima missione. E in questo condivido quello che ha detto l'altro ieri il ministro del lavoro, il ministro dell'istruzione dell'università Piero Monti, al convegno in cui ho sostituito il presidente della CRUVI, perché evidentemente la prima missione è quella di misurare anche la capacità di influenza dell'università all'interno del territorio. Questo salone del lavoro e della creatività nasce come un secondo tentativo, il primo è stato foriero di un grande successo, è quello di cercare di mettere in equilibrio e in connessione proprio la domanda e l'offerta di lavoro.